A Rondine si vive tutti i giorni in modo concreto che senza la regola non c'è convivenza, non c'è possibilità, c'è solo sopruso, c'è il prepotente che vince sul debole. La cittadella Rondine è candidata al Nobel per la pace. È notizia di queste settimane l'accettazione della candidatura della cittadella che da anni si impegna a instillare i concetti di solidarietà, convivenza pacifica e ragionevolezza ai numerosi studenti che arrivano da tutto il mondo. Giovani di culture e nazionalità diverse e spesso in conflitto tra di loro, a Rondine diventano compagni di studio, di avventure e anche di vita. E così giovani russi e ceceni o israeliani e palestinesi nel piccolo borgo a Castiglion Fiorentino possono vivere questa avventura gomito a gomito per poi tornare nei propri paesi d'origine con una nuova consapevolezza e soprattutto con l'intenzione di voler contribuire alla pacifica convivenza tra popoli. E quest'anno è arrivato anche questo importante riconoscimento internazionale, un motivo d'orgoglio in più per Franco Vaccari e per tutti gli amici e fondatori. Sì, un riconoscimento che ci fa molto piacere, non ce l'aspettavamo, ci dà anche un grande senso di responsabilità per tutte le persone che lavorano concretamente ogni giorno per la pace, rischiano la propria vita, molto spesso la perdono. I giovani che vengono a Rondine sono quelli che vorrebbero investire la loro vita perché altri giovani non muoiano più.